È il terzo incontro organizzato dal nuovo comandante della stazione di polizia stradale di Grotta Minarda, Antonio De Bellis, sulla formazione degli uomini in strada. La nostra attenzione particolare è sulla formazione. Se non abbiamo una formazione adeguata non possiamo contrastare tutte quelle forme di illegalità sul territorio, quindi perché il nostro obiettivo è creare sicurezza, quindi avere la cognizione e la convinzione che stiamo andando nella direzione giusta. Direzione giusta significa anche una maggiore coesione tra le varie forze di polizia che sono presenti sul territorio. L'argomento è di assoluta attualità e ha riguardato in modo particolare la sicurezza sulle strade, la sicurezza della viabilità, argomento quest'ultimo sempre di grande attualità. E noi dobbiamo rendere edotti i nostri uomini, perché si tratta di materie non solo specifiche ma in continua evoluzione. Pensi che l'ADR varia ogni anno e viene implementato ogni anno a livello internazionale, quindi occorre un'attività veramente costante di aggiornamento del nostro personale. La nostra mission, lo dico sempre, è quella di evitare che ci siano meno vittime, insomma, noi le eviteremmo tutte laddove fosse possibile, ma la nostra attività è verosimilmente mirata a produrre maggiore sicurezza sulle strade e quindi garantire una circolazione sicura per gli utenti della strada. A fare gli onori di casa il sindaco di Grotta Minarda, Angelo Cobbino, per il quale il paese non si sottrae ad affrontare argomenti riguardanti la sicurezza di ognuno. Siamo al terzo appuntamento ed io voglio ringraziare in modo particolare il comandante della Polizia Stradale di Grotta Minarda, il dottore Antonio De Bellis, che si sta preoccupando di dare grande importanza alla formazione, ma soprattutto mettendo insieme le varie forze dell'ordine. E noi come comunità locale, come amministrazione comunale, dobbiamo essere grati a questi momenti di incontro, dobbiamo essere grati alla Polizia Stradale di Grotta Minarda, perché riteniamo che attraverso momenti di formazione in cui ci si incontra qui Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, noi possiamo sicuramente contribuire a rendere non solo più sicure i nostri cittadini, ma a educarli anche in modo più convincente.